Io vorrei lanciare un messaggio, mangiamolo d'antipasto, così se ne mangia di più. E qui suggerisco di servire un formaggio che non sia stato tirato fuori dal frigo solo in quell'attimo lì, ma perlomeno 2 o 3 ore prima. Predisporre una varietà di tipologie di latte. Chiaramente il brano. Nelle sue varie sfaccettature, dal bratenero, eccolo qua, questo qua, il formaggio bratenero, questo qua ha circa 2 mesi di stagionatura, morbido, dolce, questo è il braduro per eccellenza, circa 6-7 mesi di stagionatura questo, una cosa che ti viene con gli anni di esperienza, a occhio vedi già quello che può essere pronto. Questo a mio avviso è un formaggio che è pronto. Qua ci sono i miei gioielli a riposo, eh. Bracciuc è nato, e questa è una bella storia, non nascondo che ho preso un po' l'input, ero su in Veneto a una fiera. E in Veneto esistono da centinaia di anni un formaggio chiamato Briaco, dove viene conciato con del mosto di vino. Io ho pensato di utilizzare le vinacce, perciò coinvolgendo dei produttori con cui sono amico, è più un discorso da, non tanto da business, ma un gioco. Il nome mi è anche piaciuto, Bracciuc e Ubriaco, chiaramente. Mi viene orrore quando vedo servito un formaggio senza crosta. La crosta è comunque un aspetto del formaggio, perciò serviamolo pure con la crosta. E poi suggerirei di mangiarlo con le mani, perché utilizzare anche il tatto, sentire, spezzarlo con le mani e sentire i profumi e cercare di capire da dove viene, come è stato fatto, è un mondo vastissimo.